evidente, insomma, è ovvio che registriamo il successo di Francesco Rocca, a cui ho già mandato un messaggio augurandogli buon lavoro. È altrettanto evidente, insomma, che questo è un risultato insoddisfacente, lontano da quelle che erano le ambizioni e le aspettative. Prendiamo atto del risultato di queste campagne elettorali nel Lazio e nella Lombardia, un risultato assolutamente non soddisfacente, che non ci lascia affatto soddisfatti. Prendiamo atto, dicevo, del risultato. Qualcuno, ho visto che già sta facendo le dichiarazioni, molto segnala campanelli d'allarme, suona le campane a morto per il Movimento 5 Stelle, ma io non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano territoriale a queste elezioni. Aggiungo che dalle prime dichiarazioni vedo che molti, soprattutto da parte del PD, dice grande concentrazione sulla nostra performance. Io capisco che il PD è in pieno congresso e, diciamo, ha i suoi problemi interni, però insomma ascoltare il redivivo Letta, che sembra voler, dalle dichiarazioni entusiastiche, sembra stappare delle bottiglie di champagne sulla performance del PD, francamente, se immaginiamo in particolare il Lazio, dove c'è un candidato, sono andato a dire un candidato indicato da Letta e da Calenda, dopo aver governato per 10 anni, rimediano e consegnano, in particolare perché erano loro, diciamo, i vincenti uscenti, consegnano la regione al centrodestra. Insomma, francamente avrei poco da festeggiare accanto loro, ecco, so. Però se si accontentano di questo, ben per loro. Di sentire di aver fatto la scelta giusta in questa decisione, appunto, di andare separatamente col Partito Democratico? Ma guardi, una sommatoria algebrica che senza però una condivisione programmatica non premia e non ha nemmeno senso. Comunque i numeri non avrebbero portato a un risultato utile, ma restiamo coerenti rispetto a quello che è stato, appunto, una scelta, una decisione che ha visto nascere, ripeto, una nuova alleanza, una nuova proposta progressista. Quindi si riparte da questo e assolutamente, insomma, non ci sentiamo responsabili nella maniera più assoluta, ma leali e coerenti rispetto a quello che è stato invece un'assunzione di responsabilità che, ripeto, ci ha visto avviare una campagna elettorale con netto ritardo rispetto agli altri competitor. Che erano partiti in autunno, ottobre, fine ottobre Rocca, novembre D'Amato, noi siamo arrivati alla fine di dicembre, insomma, fine di gennaio, quindi è stato un tempo brevissimo. Evidentemente non siamo riusciti a raggiungere, a convincere molti degli elettori che, ripeto, secondo me sono proprio tra quelli che non sono andati a votare, sono tanti, quindi c'è anche un tema di rappresentatività dell'espressione di questo voto, rispetto alla quale comunque con un 11,9% io credo di aver ottenuto in ogni caso un buon risultato.